il test è positivo! Cosa? Il test è positivo? Che cosa significa? Ma cosa? Dolcetta, sei incinta? Non lo so. Sei incinta? Che nome avrà nostro figlio? Mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti il nome più bello che potreste mai inventarvi, che saluterò tre persone, che magari potrei scegliere fra queste qua il nome più bello. Mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Saluto Loredana, Samir e Jasmine Boscolo. Liber Johnny, liber. Ma che cosa è stato il suono di prima? Dolcetta? Ehi, Dolcetta! Prima di entrare... Oh, che è sta puzza? Dolcetta, che stai facendo? Per iniziare bene il primo episodio della famiglia di Minecraft, io almeno credo che 15.000 like siano sufficienti. Che ne dite? 15.000 like, lascia like in questo momento. Poscia, volete che hai? Stai vomitando? Non lo so, devo girati dall'altra parte. Qualcosa. Cosa? Aspetta. Girati dall'altra parte, girati. Ok, che cosa hai mangiato, Dolcetta? Cos'è che hai mangiato? Abbiamo mangiato il semplice minestrone che hai fatto ogni settimana. Non lo so. Dolcetta, che cosa ti accade? Ah, ma che cavolo, ma l'ultima volta che ti è venuto il vomito non ti è venuto così tanto forte. Da quant'è che stai vomitando? Dalle 5, che ore sono? Come, sono le 6, da un'ora è che vomiti? Come le 6? Come volete, Dolcetta, io sto iniziando a fare il mio canto mattutino. Ascoltami, il fazzoletto. Sì, prendi, lavati la bocca direttamente, scusami a sto punto. Ascolta. Cosa ti senti? Dimmi un po' le cose. Non lo so, mal di pancia e okay. poi tanta... Nausea. No, girati dall'altra parte se devi vomitare, ok? Mal di pancia e nausea. Ok, va bene. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare. Posso fare andare a prendere magari dei miei figli dei medicinali in farmacia, sì, che dici? Mandali. Ok, vai, okay, va bene. Qualcosa. Aspetta, ok. Ok, ragazzi, missione. Cosa, papà? Cosa accade? Che c'è, papà? Allora, ascoltami, oddio, ma anche i Power Rangers, ascoltatemi. Allora, voi adesso mi dovete andare a prendere dei medicinali, ok? Papà, ma aspetta, ma dove sono i medicinali? Non abbiamo una farmacia. Cioè, volete, hai ragione, Sbriserino. E la mamma si sente male. Che cos'ha? È tipo mal di pancia, è vomito, gli fa male lo stomaco. Ah, mio Dio, Anna. Oh, cavolo, mio Dio, speriamo che non vomiti un altro bambino. Ci volete, no, vomitare un altro bambino veramente ce ne vuole. Oh, mio Dio. Ciao, ragazzi. Aspetta, hai detto bambino, Sbriserino? Sì, ho detto bambino. Mamma, papà? Sì? No. Ok, va bene. Proviamo il test. Solo che mi sembra troppo assurdo. Ma sei esagerato. Pazza, ma secondo te? Vabbè, dai, proviamo. Per sì e per no, ma giusto per curiosità di Dolcina, niente di che. Ok, questo è il tester. Come funziona questo tester, papà? Allora, serve una semplice pala di pietra. Ma se questa pala di pietra si trasforma in una pala di diamante, praticamente accade che tipo in realtà vuol dire che effettivamente è incinta. Ma non credo che sia mai incinta. Esatto, vuol dire che il test è positivo. Vuol dire che effettivamente, insomma, vuol dire che effettivamente le protezioni non sono funzionali. Ah, stai zitto. Lascia stare, cosa è da grandi. Assolutamente nulla. Allora, vai a provare, Dolcetta, vai in bagno, vedi, non lo so. Aiuto, proviamo. Ma non credo. Ovviamente non è nulla, dai. No, ma non sarà così. Dolcina, porca miseria, non ci fai mai prendere d'ansia se fai se dici queste cose. Papà, ma io non mi sto facendo prendere d'ansia, voglio solamente... Magari, non lo so, proviamole tutte, magari la mamma... No, sicuramente no. Ok, sì, dove ce lo mettiamo? Io arrivo. Sì, appunto, dove lo infilo? Dentro il bidet per farlo dormire. Beh, in effetti sarebbe una complicazione. Abbiamo le stanze contate. Beh, in effetti. Dolcetta, hai fatto? Stai facendo? Quasi si sta... vediamo il colore. Ok, vediamo, va bene. Ok, va bene, in ogni caso posso andare in bagno, che c'è in bagno a giocare, che non posso fare nient'altro. Vabbè, vai, tanto non c'è niente. Cosa? Oh no, il test è positivo! Cosa? Il test è positivo? Che cosa significa? Ma cosa? Dolcetta, sei incinta? Non lo so. Sei incinta? Come cosa? Dolcetta, sei incinta, Dolcetta! Di nuovo?
Il test è positivo. Cosa facciamo adesso? Oh mio Dio. Oh, non lo so, non lo so cosa facciamo. Oh mio Dio, diventerò padre. Diventerò padre. Oh mio Dio. Ma c'è già un padre. Era il terzo figlio questo. Ah, cavolo, hai ragione. Diventerò per la terza volta padre. Ma se continui adesso, vabbè, comunque. Oh mio Dio, avrò un fratello o una sorella. Oh, no, no, un'altra sorellina. No, 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 no. È perché lei, io voglio una sorellina. Mi divertirei un mondo con lei. No, ma che sei pazzo? Oh, un'altra sorellina, mamma, sì, hai sbattuto qua. Oh, siamo lette, non ci posso credere. Un altro figlio, ma... Oh mio Dio, dammi un bacio. Dio. Oh mio Dio, non ci posso credere, non ci posso credere. È assurdo. Aia, che male. Oh mio Dio, tanto per tutta la felicità non mi sento neanche le ossa del corpo dolcetta, porca miseria. Dovremmo fare una stanza, dovremmo fare una festa, dobbiamo fare, capito? Dobbiamo fare una festa. Tutti. Sì, dobbiamo dirla a tutti, a tutti il vicinato. Dobbiamo fare la festa perché qua inizierà una nuova serie della famiglia di Minecraft. Ci sarà un altro terzo figlio. Chi sarà? Maschio o femmina? E specialmente voglio farlo decidere ai miei fan il nome. Dobbiamo farlo decidere ai nostri fan, dolcetta. Mio Dio, non hai capito? Cioè, penso che questa volta sia loro, insomma, dolcetta, sia dovuto. Ascoltami. Credo che questo sia una buona scusa per ristrutturare casa. Dobbiamo aggiungere un'altra stanza e ti darò una mano, ok? Modificheremo la casa, questa qua, e la faremo in modo tale da contenere una famiglia con 5 persone. Oltre, logicamente, pappagallo e cane che ancora non abbiamo portato qua. Beh, in effetti, sporche, che fine ha fatto? Beh, sicuramente lo riporteremo indietro. Oh mio Dio, dolcetta, ma sei contenta? Scivolette, diventerai madre di nuovo. E cioè, nel senso, aiuto, sono un po' preoccupata. Quante perché, bocche insomma, da sfamare, scivolette. Tutto, però. Eh beh, in effetti hai ragione. Vabbè, credi? Quello fra 9 mesi ancora. Figlio, sì, dolcetta. Ma sì, sono contentissima. È vero, sono contenta pure io. Oh mio Dio, ecco come si è sceso. Come si è sentito, Sbriserino, quando ho scoperto che la mamma era incinta? Sì, beh, in effetti ero contento fino a quando non mi hanno detto che c'era una femminuccia. Oh, dai, beh, non lo sappiamo ancora. Dovremmo aspettare un pochino. Non ci credo. No, io voglio un fratellino, così ci posso giocare alle Hot Wheels e posso giocarci ai videogiochi. Ricordate che siete i figli più grandi, quindi sono lui piccolino. Voglio aiutarlo a truccare, che... Ma se neanche tu ti sai truccare, sei abbastanza piccola da non farlo. E stai zitto, Sbriserino. Beh, in ogni caso, sicuramente Dolcina e magari il nostro figlio, questo nuovo, che dovrà uscire, si divertiranno un mondo. Essendo che lei è ancora piccola, il bambino sarà già piccolo, magari in un video un altro... No, aspetta, questa volta però... Questa volta però no. Che cosa? Questa volta crescere normalmente. Sì, normalmente, senza pozioni, che il noob arriva e fa parlare Dolcina, esatto. Che ha un anno, quando in realtà non dovrebbe parlare. E nessuno morirà questa volta, parlare. Chiaro? Esatto, e nessuno morirà e dovremo farlo risorgere da un fulmine, va bene? Ok, è vero, me lo scordo a volte che Dolcina riesce a parlare avendo un anno grazie ad una pozione di noob. Sì, era un episodio molto vecchiotto, nella casa estiva era, però vabbè, comunque in pochi se lo ricorderanno. Sì. Ah, sciabolette, mio Dio, questa volta niente pozioni, niente morti e robe simili. Dovrà crescere sana e soprattutto intelligente, deve essere la nostra figlia più intelligente. Ehi, che significa? Beh, più o meno. Ce ne vuole ad essere intelligente di più di me, avete capito? Sì, vabbè, se non fosse stato per la pozione, saresti ancora a fare. Vai, vomita tutto fino a che non arriva la testa del bambino, dolcetta. Papà, non partoriscono così le persone. Ma ti pare che non lo so, mio Dio. Abbiamo partorito Dolcina. Beh, in effetti. Oh, quindi sono solamente io il randaggio qua. Che randaggio? La persona randaggio. Che randaggio? La persona randaggio, papà. Nel senso che effettivamente sono l'unico che non è biologico. E vabbè, Sbriserino, ti accettiamo comunque, no? Sì, hai ragione. L'ultima volta è stata brutta perché tu non mi volevi accettare. Sì, in effetti me la ricordo. Ok, vabbè. Dolcetta. Ok, parliamo un attimo con i fan, allora. Ragazzi, avete capito che sta iniziando una nuova serie. La famiglia di Minecraft, facciamo 3, però in tutto loro sempre famiglia di Minecraft, perché non ho voglia di scrivere altre cifre nuove. Io, Dolcetta e gli altri siamo davvero tanto felici. Spero che questa nuova avventura vi piacerà. Tenteremo di farla molto più diversa rispetto a tutte le altre famiglie di Minecraft, perché vogliamo renderla davvero una cosa molto molto... Come dire, voglio che vi sentiate a casa, come veramente se questa fosse la vostra vera e propria famiglia.
E dunque, nulla, spero che con questo nuovo figlio ci saranno tante tante nuove avventure. E oltre questo dobbiamo ristrutturare questa casa, dobbiamo metterci tutti d'impegno adesso che effettivamente ci sono le vacanze per il coronavirus. Dobbiamo iniziare. Un nome, soprattutto il nome. Quale nome? Vediamo. Un nome per il bambino. Non lo so. Facciamolo decidere i fan. È vero. Esatto. È vero. Io la chiamerei Marco se si chiama se è un maschio, mentre se è femmina la chiamo... Ma la chiamo, la uccidiamo, la opprimiamo. No, ma che, Spiserino? Ma cosa, no? Ma sei pazzo? No, papà, perché non voglio un'altra femmina? Vabbè, tu come la vuoi il nome di una femmina? La chiamerei... Dolcina. Ma ti chiami già tu, ma, Dolcina? Esatto. Dolcettina. No, troppo male, no, Dolcettina, Dolcina e Dolcetta. Sì, no, troppe persone. Vabbè, lo faremo decidere ai nostri fan. E nulla, io spero che il video sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video con l'episodio 2. E nulla, mi raccomando, se volete questa serie, mi raccomando, 15.000 like. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi. Vai, Dolcetta, attento, non fare movimenti bruschi, perché altrimenti il nostro figlio ci nasce male. Hai ragione, no, non salta.